Ciao Marco, grande! Numero uno. Non potevamo iniziare meglio il saluto dell'amico Aldo Giacchetta, il DS del team Go Faster. Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. Pomeriggio di grande ciclismo in Contrada Breciaio di Sant'Eusagno del Sangro, siamo in provincia di Chieti. Quarto memorial Giuseppe Fanzini, secondo memorial Mario Di Toro, ex professionisti. Gara voluta fortemente dai rispettivi figli, Domenico Fantini ed Alessio Di Toro, ed organizzata dal team Guarena 3.0 del presidente Filippo Rossetti e con il patrocinio del comune di Sant'Eusagno del Sangro. Campionato regionale categoria allievi, ultima prova del trittico della Val di Sangro, che vede in maglia di leader, maglia gialla, Tullio Matteo, pedale Teate. Adesso le interviste e poi telecronaca. A dopo. Filippo Rossetti, buongiorno. Siamo in Contrada Breciaio di Sant'Eusagno del Sangro. Beh, oggi pomeriggio con partenza alle ore 15 ci sarà la gara campionato regionale allievi, il secondo memorial Mario Di Toro, quarto memorial Giuseppe Fantini. Organizzazione Team Guarena. Sì Marco, buongiorno. Sì, organizzazione del Team Guarena, e stiamo dando una mano a Domenico Fantini e Alessio Di Toro nel realizzare questa manifestazione dedicata ai loro genitori e speriamo sia una bella giornata di sport, una bellissima giornata di sole, fa un po' caldo ma il percorso prometterà sicuramente spettacolo. Allora, il percorso tecnicamente può essere complicato, ci sono parecchi tratti di salita non molto lunghi ma che comunque si faranno sentire durante i sei giri, peccato un po' per la situazione del manto stradale che non è dei migliori, abbiamo cercato ieri all'ultimo momento di dare una sistemata ai punti più critici, però con la giusta attenzione cerchiamo di fare un'ottima manifestazione. Una gara fortemente voluta da Domenico Fantini ed Alessio Di Toro a ricordo dei loro padri, con il patrocinio del comune di Sant'Eusagno del Sangro, e poi non dimentichiamo che questa è l'ultima prova del trittico della Val di Sangro. Sì, Domenico e Alessio hanno voluto fortemente questa gara, hanno voluto fortemente farla qui in questo posto dove attraverseremo le strade dove Mario si allenava, dove Giuseppe si allenava, passeremo davanti alla casa paterna di Mario Di Toro che per il movimento ciclistico abruzzese è stato un punto di riferimento per tanti anni, nonché anche presidente del comitato regionale, e hanno insistito tanto di fare questa gara qui, e noi, come il nostro obiettivo della nostra società, oltre a fare le gare a Guarena, noi vogliamo dare contributo a dei gruppi, delle associazioni che vogliono fare manifestazioni ciclistiche. Noi abbiamo una struttura attrezzatissima, oramai ben collaudata, quindi diamo il nostro giusto supporto a queste manifestazioni. Con te c'è il gruppo storico, no? del team Guarena 3.0. Sì, il gruppo è collaudato, il gruppo compatto, sono una macchina organizzativa fantastica, stanno ancora nelle strade a sistemare gli ultimi accorgimenti prima della partenza. Oggi, per il primo anno di questa manifestazione, ci sarà anche il campionato di questa gara, ci sarà il campionato regionale abruzzese, sarà l'ultima tappa del trittico della Val di Sangro che oggi decreterà il vincitore di questa challenge che ha compreso il Valle del Gogna a Guarena, il Trofeo Fantini a Fossacese, quindi oggi sarà una giornata completa sotto tutti i punti di vista. Tanta roba oggi in Contrada Breciaio di Sant'Eusagno del Sangro, grazie mille, buon divertimento. Speriamo sia una bella manifestazione e buon lavoro e buon divertimento a tutti. Alessio Di Toro, figlio dell'indimenticabile Mario Di Toro, beh, oggi c'è questa gara, ricordo di tuo padre, ricordo anche di Giuseppe Fantini, campionato regionale. È una grandissima emozione essere qui per poter ricordare mio padre, Mario Di Toro, sulle strade dove lui si allenava da ragazzo e dove praticamente gli atleti passeranno davanti alla casa che è stata costruita da mio nonno nel 48. Grandissima emozione vedere tante persone che si raccoglieranno insomma intorno a noi, tantissimi atleti iscritti, quindi la giornata promette bene e speriamo nella totale riuscita di questa manifestazione. Quanti atleti partiranno oggi?
Iscritti 103, adesso mano a mano vedremo se si raggiungerà la totalità dei numeri oppure qualcuno mancherà all'appello. Una gran bella organizzazione, ma poi bisogna dire, credo, grazie anche ai tanti sponsor che vi hanno supportato. Supportato e sopportato, soprattutto sì, grazie agli sponsor che sono il vero motore affinché una manifestazione di questo genere possa avere luogo. E soprattutto in questa circostanza che è il campionato regionale di ciclismo abruzzese, quindi una situazione abbastanza impegnativa. Voglio ringraziare Domenico Fantini, il co-organizzatore insieme a me, per aver dato luogo a tutta questa situazione. Un ringraziamento doveroso alla SD Guarena 3.0 di Casoli, che senza il loro, come dire, la loro macchina operativa, tutto questo sicuramente non si sarebbe potuto fare. Grazie. Domenico Fantini, buongiorno. Beh, allora, alle ore 15 parte questa importante manifestazione ciclistica, campionato regionale categoria allievi, a ricordo di tuo padre Giuseppe e Mario Di Toro. Certo Marco, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo arrivati a questa manifestazione, giunta la seconda per Mario Di Toro e quarta di papà. Come hai detto tu, giustamente, campionato regionale abruzzese e poi l'ultima prova del trittico da Val di Sangro. Speriamo una giornata non tanto calda e dai, vinca il migliore. Questo. Tanto lavoro comunque per organizzarla. Io Alessio, tanto lavoro, sì, tanto lavoro. Ringraziamo tutti gli sponsor e tutti gli amici che ci hanno dato una mano, dai. Certo, sì, ringraziamo il sindaco Raffaele Perratti, l'amministrazione comunale, e oggi il sindaco non è presente, ma ci sarà l'amministrazione comunale, il vice sindaco e altri componenti della giunta comunale. Sì, andiamo al cimitero di Sant'Eusano del Sangro e andiamo a deporre un mazzo di fiori per ricordare il grande Mario Di Toro, da poco scomparso, e intitolata la corsa a lui, dai. Bene, allora, chiudiamo questa intervista ricordando che sarà anche campionato regionale, quindi. Certo, campionato regionale abruzzese e l'ultima prova del trittico a Val di Sangro. Daniel Di Biase, buongiorno anche a te, un collaboratore di Domenico Fantini e Mario Di Toro. Allora, mancano poche ore, indicativamente 2 ore, alla partenza di questa manifestazione importantissima. Sì, in effetti siamo veramente agli sgoccioli di questa imponente manifestazione che grazie a Domenico e grazie anche ad Alessio siamo riusciti a organizzare, appunto. E poi qua a Brecciaio fa una certa emozione, sai, si prova un tuffo al cuore, anche perché sono i luoghi dove si allenava il grande Mario Di Toro e dove lo stesso Fantini Giuseppe comunque soleva andare in bici ad allenarsi. E devo dire veramente, ecco, ci vuole un grosso applauso a queste persone che hanno e stanno facendo tanto, nonostante il caldo, nonostante tutto. E non vediamo l'ora di goderci questa corsa, anche perché sono ragazzi di categoria allievi e quindi hanno sicuramente tanta strada da fare, e prendono spunto ed onorano questi due personaggi locali che comunque hanno avuto la loro parte non indifferente a livello nazionale, come atleti, come ciclisti, come rappresentanti del nostro Abruzzo, sia da ciclisti che poi da dirigenti, presidenti, eccetera. Tullio Matteo del team Pedale Teate, beh, complimenti, perché oggi parti in questa terza ed ultima prova del trittico da leader. Sì, molto emozionato, portando la maglia di leader del trittico. Speriamo di far bene, diciamo. E speriamo anche di mantenere, no, la leadership a conclusione. Certo, oggi è una gara anche importante, perché per noi abruzzesi è campionato regionale, comunque si punta a far bene oggi. Il percorso l'hai già visionato, sai, ti hanno detto qualcosa? Sì, siamo andati a vedere il percorso prima, molto duro, molta salita, però ci se la può fare. La stagione per te come procede? Molto bene, molti piazzamenti, quasi sempre top 10, però manca ancora la vittoria. Oggi punterai a mantenere la classifica o guarderai anche la possibilità di poter vincere? No, oggi l'obiettivo è vincere, la classifica verrà da sola, l'obiettivo comunque è sempre la gara. Quindi ti vedremo protagonista? Sì, assolutamente. In bocca al lupo. Grazie mille. Biagio d'Arcangelo qui in Contrada Brecciaio di Sant'Eusagno del Sangro, l'ex professionista presente a ricordo, no, di Mario Di Toro e Giuseppe Fantini.
Erano due grandi amici, più che altro con Giuseppe Fantini c'era più un rapporto di lavoro, diciamo, era più perché lui ci vedevamo prima delle corse, dopo l'ho battuto, insomma era più un lavoro, un'amicizia, una cosa di lavoro, un rapporto. Invece con Mario Di Toro, Mario era un simpaticone, lui aveva smesso di correre quando sono passato io professionista, però me lo vedevo sempre negli alberghi, ci veniva a trovare, ci dava dei consigli e dopo si scappava sempre la battuta che si andava sempre a finire con le ragazze, capito? Lui era troppo bello per fare il corridore, per quello ha corso poco. Come, ti rubava come, le donne, ti rubava anche le donne, ti rubava le donne. Come, e di fatto abbiamo corso poco io e lui perché eravamo troppo belli per correre in bicicletta, capito? Bene, oggi quindi c'è questo ricordo importante, una gara allievi, campionato regionale. Speriamo che. Sicuramente vincerà il migliore, però diciamo che Alessio Di Toro è il figlio di Mario e Fantini, il figlio di Fantini, si sono Domenico Fantini e Alessio. Domenico Fantini si sono dati da fare per organizzare questa bella manifestazione e io non potevo non essere presente, insomma, vista l'amicizia che mi legava a loro. E queste, signori, erano le interviste del pregare. Con le nostre immagini siamo all'esterno del cimitero di Sant'Eusagno del Sangro per il ricordo giusto e doveroso a due grandi personaggi del ciclismo di casa nostra, Giuseppe Fantini e Mario Di Toro. Omaggio floreale dell'organizzazione con i figli Alessio Di Toro e Domenico Fantini. Giuseppe Fantini, passista, scalatore e professionista nel 1970 senza ottenere vittorie. Per la sua struttura a brevi linea e per il suo modo di affrontare le salite si guadagnò pian piano un certo interesse nell'osservatorio dilettantistico. Giuseppe Fantini nel 1968 da dilettante vinse il Giro Ciclistico del Cigno. Nel 1970 passò professionista con la Sagitt, una squadra diretta da Pierino Baffi, che l'anno prima su 12 corridori ne aveva ben 9 neoprofessionisti. L'occasione dunque arrivò, ma non riuscì a sfruttarla. Si ritirò al Giro d'Italia e in altre corse in linea. Il miglior risultato lo colse nel Gran Premio CEMAB di Mirandola quando chiuse al 19° posto. A fine anno la Sagitt lasciò il mondo del ciclismo professionistico, lo stesso fu per Giuseppe Fantini. Mario Di Toro passò professionista nel 1966 con la Vittadello. Ebbe anche lui una carriera brevissima e travagliata a causa dei costanti problemi fisici che lo costrinsero al ritiro nel 1969. In carriera ottenne un terzo posto al Giro del Piemonte nel 1967 e al Gran Premio Montelupo del 1968. Partecipò a 3 edizioni consecutive del Giro d'Italia, concludendone 2. Dopo il ritiro divenne un dirigente sportivo, presidente del Comitato Ciclistico Abruzzese. E intanto c'è il via ufficiale, quindi parte il quarto memorial Giuseppe Fantini, secondo memorial Mario Di Toro. La giornata è splendida, si superano abbondantemente i 33 gradi. Il saluto va al mio compagno di viaggio, Fausto Capodicasa. Ben trovato. Ben trovato a te, Marco. Una gara importante, dicevamo, intanto questi sono i primi chilometri di corsa, il gruppo ovviamente è compatto, una gara importante perché è valevole quale campionato regionale categoria allievi, nonché ultima prova del trittico della Val di Sangro. Leader della classifica generale provvisoria, Tullio Matteo, pedale Teate con 36 punti, Pinton Gianmarco, Opibike 28 punti, D'Achille Ludovico, pedale Sulmonese, 25 punti. Per le società, pedale Teate 42 punti, pari merito per i team Opibike e Chiaravallese, 41 punti. 74 sul percorso gara, una manifestazione con l'organizzazione del team Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti in collaborazione con
l'Avis di Brecciaio, sezione di Brecciaio, e con il patrocinio del comune di Sant'Eusagno del Sangro. Siamo qui sulle prime rampe, già qualche atleta accusa la fatica. Fausto, una gara importante, dicevamo, il campionato regionale, poi ultima prova del trittico della Val di Sangro. Siamo a meno 4 dal passaggio, ricordiamo che ci sono 3 traguardi speciali, 2 traguardi volanti al secondo e al quarto, mentre un GPM al penultimo giro. Dicevamo, una gara importante, va benissimo, campionato regionale, ultima prova del trittico della Val di Sangro, ma qui si va a ricordare, si ricorda doverosamente due personaggi meravigliosi, Giuseppe Fantini e Mario Di Toro. Sì, possiamo aggiungere che hanno fatto la storia del ciclismo abruzzese. Chi è dell'ambiente conosce bene questi due personaggi che diversi anni fa ci hanno abbandonato, ma le famiglie vogliono tenere alto il ricordo di questi cari. Un circuito da ripetere 6 volte per un totale di 73 km e 200 metri. Siamo con le telecamere di ultimo chilometro ferme a fine discesa. Intanto ne approfitto anche per salutare l'amico motociclista bravissimo Danilo Ricci, ma salutiamo anche Fernando il Grande, oggi impegnato, e quindi abbiamo comunque un grande amico in moto per trasportare Marco Romani, Danilo Ricci. Lungo rettilineo, Fausto, questo per raggiungere la zona di partenza ed arrivo. Intanto la macchina con a bordo Antonio Di Rizio. Sì, oggi tante persone hanno dato supporto a questa bellissima manifestazione, come ricordavi tu, Di Rizio, ma abbiamo trovato sul campo anche, lo vogliamo ricordare, Michele Cataldo, Antonio Menicucci, c'è il presidente Marrone. Praticamente il ciclismo si è riversato oggi qui in Val di Sangro. Beh certo, ed è una grande, come dicevo prima, manifestazione. Poi bisogna anche ricordare che c'è una sola ragazza in corsa ed è D'Anastasio Caterina del team Frecce Azzurre di San Buceto. Quindi Fausto, i conti sono facili, oggi campionato regionale, lei è sola campionessa ancora prima di terminare la corsa. Però deve sempre pedalare, anche perché in questo circuito oggi fa caldo ed è impegnativo, però onore a lei. Ci sono tanti altri personaggi del ciclismo di quegli anni che sono presenti, ricordiamo anche Ciancetta, ma ce ne sono tanti altri che adesso non ricordo tutti. Attacco di Cammisa, il numero 88 Dario del team Un Dente in Più, rilancia invece adesso Fioravanti, Federico Effetto Ciclismo, un solo uomo al comando. Giriamo le nostre telecamere, un buco di circa 10 metri, ma il plotone è intenzionato seriamente a riprendere l'uomo al comando. Fausto, un gruppo che si è intanto allungato tantissimo e tanti hanno già perso contatto. Sì, gruppo che si è frazionato sotto la spinta di alcuni che cercano veramente di scremare il gruppo in questo tratto di salita. Attenzione, perché adesso al passaggio, ci signori, ci sarà il primo dei 3 traguardi speciali, il primo traguardo volante in contrada Brecciaio sotto l'arco di partenza ed arrivo. Intanto Fioravanti, Federico Effetto Ciclismo è stato prontamente riassorbito, il saluto all'amico motociclista Danilo Ricci, e con le telecamere adesso siamo fermi. Attenzione, leggero vantaggio per Diego Pierini, Alma Juventus Fano, che transita per primo, poi il secondo posto è per Balestra Mattia, pedale rosso-blu, terzo posto Luca Nicoloso del team Alma Juventus Fano. Quindi si conclude così, in maniera splendida, il primo dei 3 traguardi speciali. Il primo era un traguardo volante in contrada Brecciaio, proprio nel luogo dove c'è stato qualche minuto fa la partenza ufficiale di questa
manifestazione importante, il Memorial Giuseppe Fantini, quarto Memorial, secondo Memorial Mario Di Toro, una gara questa riservata alla categoria allievi ed organizzata dal team Guarenna 3.0, ma voluta fortemente dai figli Alessandro e Domenico Fantini e Alessio Di Toro. Il gruppo resta ancora compatto, ci sono stati degli attacchi, davanti abbiamo Proietti, Gagliardoni, Mattia del team Foligno che sta chiedendo acqua, adesso arriverà il momento del suo direttore sportivo, c'è il cambio di borraccia, Fausto, beh oggi fa caldo e di acqua gli atleti ne berranno veramente tantissima. Sì, dicevi di Proietti in un paio di tornate nel tratto di discesa ha fatto degli allunghi, sembra strano, ma ha frazionato il gruppo nel tratto di discesa. Ora lo vediamo in testa alla corsa con la maglia di campione Umbro, sta facendo l'andatura sul gruppo. Intanto problemi anche per Taormina Riccardo del team Recanati, la macchina dell'organizzazione con a bordo Alessio Di Toro, meno 4 km al passaggio. Beh, si continuerà a correre in terra d'Abruzzo anche domenica prossima nella giornata del 26 giugno 2022, le nostre telecamere saranno in quella di San Giovanni Teatino, esattamente nella frazione, nella località di San Buceto, per una gara anche qui allievi con l'organizzazione del team Frecce Azzurre di San Buceto. Attenzione, ritorniamo davanti, adesso c'è un attacco a due con Serangeli, Giacomo del team Foligno, giriamo le nostre telecamere, dietro non c'è nessuno, hanno già preso un bel vantaggio e poi con il numero 88 Camissa Dario del team Un Dente in Più, un atleta che già abbiamo visto in precedenza. Attenzione, arriva il gruppo con Di Toro, Domenico del team Guarenna, l'atleta che gioca praticamente in casa. Poi bisogna anche ricordare, prima abbiamo visto Proietti, Gagliardoni, Mattia del team Foligno, beh questo ragazzo ha vinto qualche settimana fa in quel di Villamagna, quindi tecnicamente Fausto, insomma, è un ragazzo al momento attualmente in forma. Intanto gli atleti del gruppo inseguitore si sono lanciati, adesso c'è un forte tratto di discesa, stanno per recuperare i due uomini al comando, ricordiamo Serangeli, Giacomo del team Foligno, eccoli qua, e poi Camisa Dario del team Un Dente in Più, qualche metro di vantaggio soltanto per i due uomini al comando, quindi tutto oramai è segnato, il gruppo Fausto sicuramente a fine discesa tornerà compatto. Sì, sicuramente, perché è una discesa che si prendono grosse velocità, gruppo che rimane ancora abbastanza compatto, ecco vediamo sfilare la maglia del leader del trittico della Val di Sangro, Tullio Matteo, ma sicuramente verranno ripresi i due davanti al gruppo. Il gruppo è praticamente adesso compatto, molto allungato, termina la discesa adesso lungo rettilineo sino a raggiungere nuovamente in contrada Brecciaio l'arco di partenza ed arrivo. A ricordo questa corsa, questa manifestazione di Giuseppe Fantini e Mario Di Toro. Giriamo le nostre telecamere, dietro non c'è nulla, torniamo davanti e attenzione perché prima del passaggio c'è l'attacco a due con Morresi, Federico del team Recanati e poi Pinton Gianmarco del team OP Bike. Meno due giri al termine, qui Tullio Matteo deve iniziare a tremare perché Pinton Gianmarco è secondo nella classifica provvisoria del trittico della Val di Sangro, quindi adesso gli uomini del team Pedale Teate, gli uomini sono ragazzi 15 anni, diciamo uomini ma ragazzi del team Pedale Teate, devono comunque adesso iniziare a controllare la corsa. Ci sono due uomini allora al comando, abbiamo detto Morresi Federico del team Recanati e Pinton Gianmarco del team OP Bike. Abbiamo visto anche la macchina dell'organizzazione
del team Guarenda 3.0 con a bordo l'amico e presidente Filippo Rossetti. Attenzione, testa della corsa nel riquadro a sinistra, mentre a destra abbiamo un atleta del team OP Bike, Luca Di Lupidio. Quindi due uomini al comando e poi un compagno di squadra di Pinton Gianmarco ad inseguire. Fausto, la corsa è ufficialmente esplosa. Abbiamo superato abbondantemente metà gara, entriamo nella parte conclusiva, vediamo che la OP Bike sta facendo veramente la gara, anche la Recanati, però abbiamo ancora il grosso del gruppo alle spalle. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando adesso al Gran Premio della Montagna con due uomini al comando, le telecamere di ultimo chilometro sono ferme. Attenzione, arrivano i battistrada, i due uomini al comando, il primo a transitare è Morresi del team Recanati, poi il numero 69 Pinton Gianmarco del team OP Bike, e la volta di Lupidio Luca, compagno di squadra di Pinton Gianmarco. Fausto, intanto adesso ci sarà un susseguirsi di atleti che transiteranno dinanzi alle nostre telecamere, la volta di Proietti, Gagliardoni Mattia del team Foligno, arriva anche Azzolini, Luca del team Logistica Ambientale, la volta del numero 89, Andrea Masciulli, un dente più. Non sarebbe forse il caso di attendere, dico a Pinton Gianmarco, di attendere il suo compagno di squadra, Di Lupidio Luca, che è dietro a qualche centinaio di metri? Beh, Marco, sicuramente il tecnico ha dato delle indicazioni, adesso sanno loro, con il ritornare davanti da parte di Proietti ha fatto danni sul gruppo, perché abbiamo visto il plotone al GPM tutto frazionato. Attenzione alle spalle dei due uomini al comando, che sono Morresi Federico e Pinton Gianmarco, abbiamo Di Lupidio Luca del team OP Bike e c'è il rientro del numero 49 Proietti Gagliardoni Mattia del team Foligno. Un giro al termine, ultimi 12 chilometri di gara con due uomini al comando, ma i due contrattaccanti stanno per rientrare. Morresi intanto si gira perché stanno rientrando Di Lupidio Luca del team OP Bike e Proietti Gagliardoni Mattia, team Foligno. Rientrano sui due uomini di testa Di Lupidio Luca del team OP Bike e Proietti Gagliardoni Mattia del team Foligno, quindi si forma adesso un gruppo di quattro uomini. Giriamo le nostre telecamere, stanno arrivando adesso Masciulli Andrea, un dente in più, il numero 89, e poi Attolini Luca del team Logistica Ambientale. Sono questi adesso i contrattaccanti, quindi i due atleti alle spalle dei quattro uomini al comando. Ancora nel doppio schermo il secondo gruppo, un gruppo di formato da tre atleti con Giacomo Serangeli del team Foligno, poi avevamo Cammisa, Dario un dente in più e Cerquetella Carlo del team Recanati, e questo invece è il grosso del gruppo, almeno quello che è rimasto del gruppo inseguitore, una quindicina di atleti che stanno cercando di ritornare sui due uomini al comando. Quindi davanti ricordiamo Pinton Gianmarco, OP Bike, Morresi Federico del team Recanati, poi abbiamo Di Lupidio Luca del team OP Bike e Proietti Gagliardoni Mattia del team Foligno. Attenzione, ritorniamo davanti, problemi per Di Lupidio Luca, quindi non fa parte più del gruppo di testa. Stessa sorte, attenzione, nel riquadro a destra per il suo compagno di squadra Pinton Gianmarco, il numero 69. Fausto, problemi per i due ragazzi del team OP Bike. Sì, in effetti hanno perso contatto sotto la spinta di Proietti. Vediamo anche in difficoltà il portacolore della Morresi Federico perde contatto, quindi davanti adesso rimane un solo uomo al comando ed è Proietti Gagliardoni Mattia del team Foligno.
Sì, oramai si va verso l'arrivo, giustamente Proietti sta giocando le sue carte. Proietti da solo, quindi un solo uomo al comando, il numero 62 Morresi Federico del team Recanati sta cercando in tutti i modi di tenere il ritmo, ma davanti c'è Proietti, Gagliardoni Mattia, il numero 49 del team Foligno sta salendo su, che è una bellezza, va via come un motorino, il vantaggio inizia ad essere veramente molto importante, siamo nelle fasi conclusive del quarto Memorial, Giuseppe Fantini, secondo Memorial Mario Di Toro, vantaggio che adesso Fausto è a un minuto. Sì, sta incrementando il proprio vantaggio, anche vediamo che lui è uno scalatore, veramente ha fatto l'ultima scalata veramente molto forte. Un ragazzo che vale, vincitore tra l'altro in quella di Villamagna, siamo tornati con le telecamere di ultimo chilometro in coda con Federico Morresi che viaggia alle spalle del battistrada del team Recanati Marinelli Cantarini. Ultime pedalate per il battistrada, Proietti, Gagliardoni, Mattia, si appresta a vincere del team Foligno, si appresta a vincere il quarto Memorial, Giuseppe Fantini, secondo Memorial, Mario Di Toro, campionato regionale Abruzzo per la categoria allievi, ultima prova del trittico della Val di Sangro. Signori, le telecamere sono ferme, quelle di ultimo chilometro, lungo rettilineo, alza le braccia al cielo, è felicissimo per la sua seconda vittoria stagionale. Signori, vince Proietti, Gagliardoni, Mattia, si ferma sulla linea di arrivo, alza la bici al cielo, splendida vittoria, la sua seconda vittoria, il suo secondo successo in terra d'Abruzzo dopo la vittoria di Villamagna, si riconferma qui a Sant'Eusagno del Sangro. Attenzione, arriva adesso Morresi Federico, bravissimo anche lui della società ciclistica Recanati Marinelli Cantarini, sono partiti in 74 alle ore 15 da Contrada Brecciaio di Sant'Eusagno del Sangro, una splendida gara con l'organizzazione del team Guarenna 3.0. Intanto arriva anche Pinton Gianmarco del team Opibike. Quindi ricapitoliamo l'ordine di arrivo con la vittoria di Proietti, Gagliardoni, Mattia del team Foligno, secondo posto Federico Morresi del team Recanati, terzo posto per Pinton Gianmarco Opibike, quarto posto Andrea Masciulli, arriva anche Giacomo Serangeli del team Foligno, ultima tappa del trittico della Val di Sangro, nonché campionato regionale Abruzzo categoria allievi. Sta arrivando un altro piccolo gruppo con all'interno Tullio Matteo che si aggiudica la maglia di campione regionale e la classifica finale del trittico della Val di Sangro. Campionessa regionale donne D'Anastasio Caterina Frecce Azzurre San Buceto. Questo è il rallenti meritatissimo per il vincitore Proietti, Gagliardoni, Mattia del team Foligno. Fausto, una grande gara. Bellissima vittoria di Proietti, complimenti a tutti coloro che oggi hanno onorato questa bellissima manifestazione. Bene signori, a ricordo di Giuseppe Fantini e Mario Di Toro, adesso ascolteremo le interviste del dopogara. Alla prossima. Proietti, Gagliardoni, Mattia, beh complimenti, è andata molto bene qui a Sant'Eusagno del Sangro, altra vittoria in terra d'Abruzzo. Sì, è già la seconda volta che vinco in Abruzzo e ho trovato due percorsi favorevoli alle mie caratteristiche e sono riuscito a trionfare sia a Villamagna che oggi. È andata bene, poi ha dato la zampata proprio nell'ultimo giro. Sì, c'erano tre corridori davanti, avevano preso un bel margine di vantaggio, nella penultima salita ho accelerato, sono riuscito a svalicare da solo e in pianura sono rientrato nella testa della corsa e all'ultimo giro in salita sono riuscito ad andare via. Beh,
Beh, la stagione per te sta andando comunque meravigliosamente bene. Quante vittorie siamo? Siamo a 2 vittorie e molti piazzamenti nei primi 10 e anche nei primi 5. Perfetto, adesso la prossima dove? La prossima sinceramente non lo so, però cercheremo di far altrettanto meglio e magari, chi lo sa, di portare a casa un'altra vittoria. La settimana scorsa per te il campionato regionale a Gubbio, come è andata? È andata molto bene e sono riuscito a cogliere un bel terzo posto dopo una fuga a 2 con un altro ragazzo e niente, è andata molto bene. Si continuerà a vincere? Speriamo, dai. In bocca al lupo. Crefi, grazie. Federico Morresi, beh, complimenti, è andata bene per te una seconda posizione. Sì, è andata bene, una seconda posizione che dà morale in vista ai prossimi appuntamenti. Una corsa difficile? Sì, una corsa piuttosto dura, però sono contento così, più è dura e più mi piace. La stagione procede come per te? Ma sinceramente ancora non so come procede la stagione, però cercherò di essere al meglio nei prossimi appuntamenti. Comunque, oggi un secondo posto, vittorie ne sono arrivate già? No, di vittorie no, questo è il primo po' di questa stagione, però sono molto contento e mi ritengo soddisfatto. Domenica prossima si correrà ancora qui in Abruzzo, in quel di San Buceto, non so se sarete presenti. Non lo so, però probabilmente sì. Bene, buona stagione allora. Grazie. Pinton Gianmarco, Hopi Bike, beh, insomma è andata bene, per te una terza posizione. Sì, siamo andati via dopo metà gara, ci abbiamo provato diverse volte e poi sono andato a riprendere il duetto Chiaravalle e un altro ragazzo e poi dopo ci hanno ripresi e infine siamo andati via io e Morresi. Una gara molto nervosa, un continuo saliscendi e poi gran caldo. Sì, molto caldo, soprattutto l'ho sentito di più nella parte dove c'era il GPM. Sì, evidentemente perché salivamo di più, allora li sentivo veramente molto caldo. Terza posizione, a podi come siamo messi quest'anno? Questo è il secondo terzo posto, il primo l'ho fatto a Guarenna e quindi sta andando bene. La prossima sarà ancora in Abruzzo, a San Buceto, domenica prossima, ci sarete? Sì, penso di sì. Bene, e lì si farà bene. Speriamo. In bocca al lupo. Crepi. Da Anastasio Caterina, beh, complimenti, Freccia Azzurra di San Buceto, campionessa regionale. A quanto pare. È andata comunque bene, la maglietta la indossi. Beh, esatto. Allora, oggi hai partecipato, domenica prossima poi saremo proprio, si giocherà a casa perché a San Buceto ci sarà un'altra gara allievi, oggi gran caldo immagino. Sì, oggi gran caldo, domenica prossima giochiamo in casa e quindi speriamo che vada tutto bene. La stagione procede come? Abbastanza bene, tra una ciacca e un altro, diciamo di sì. Allora l'appuntamento ce lo diamo adesso a domenica prossima a San Giovanni Teatino. Assolutamente sì. In bocca al lupo. Grazie mille. Tullio Matteo, beh, complimenti, è andata bene, doppiamente bene, perché insomma sei diventato campione regionale, in più hai vinto il trittico. Sì, è andata bene, molto bene, la salita era dura. Minimo di entusiasmo. Sì, vabbè, comunque in salita era dura, però è andata bene. Oggi gara dura, con continui attacchi, soprattutto nella seconda parte, ma poi il gran caldo ha segnato molto. Sì, il caldo ha influito molto, ma anche la lunghezza della gara, comunque la gara era abbastanza lunga, molta salita, quasi tutta salita, però non mi lamento, dai. Per la leadership del trittico ci contavi sicuramente, per la maglia invece di campione regionale ci puntavi? La maglia ci puntavo, però per me era una conseguenza, quindi la maglia era un qualcosa in più, diciamo. È andata bene, gli amici del team, i dirigenti del team saranno contenti. Sì, assolutamente. Adesso fatti alzare lo stipendio. Speriamo. Speriamo, bonifico o contanti? Contanti. Meglio contanti, non lasciamo traccia. Sì. Bocca al lupo. Grazie mille.